Rossella Di Sabato, l'inaugurazione dell'associazione Note a Margine. Come sta andando? Quante persone ci sono? Vi aspettavate queste presenze? Buonasera a tutti. Non ci aspettavamo praticamente questo successo. Sono intervenute diverse associazioni da Lucera, da Troia, da Foggia, quindi un grande riscontro per questa serata dove i ragazzi hanno potuto provare dal vivo quella che è la sensazione di essere all'interno di un'orchestra. Molte sono state le richieste per quanto riguarda la musicoterapia orchestrale, siamo contentissimi anche perché sono 2 anni che purtroppo il Covid ci ha fermato in questa attività e adesso proviamo a riprendere il nostro percorso nella speranza di poter fare anche dei tour fuori con i nostri ragazzi. Quindi, penso e mi auguro che insomma il 2020, fine 2022, inizi 2023, per quanto ci stiano chiedendo dei concerti, non siamo ancora pronti, per il 2023 prevediamo di fare un altro concerto. Grazie.